quando mi hanno chiesto di parlare di un italiano che fosse stato un italiano importante di questi 150 anni, ho risposto distinto subito Vito Volterra. Poi mi sono chiesto perché, dopo un po', anche perché Vito Volterra lo conoscono in pochi, tranne quelli che hanno fatto il liceo Volterra, che c'è un pochino in tutte le città. Un matematico, perché parlare di un matematico che vivono la loro vita un pochino così campata per aria in una ricerca che non è esattamente la più vicina a noi terreni. In realtà ho scelto Vito Volterra per tre ragioni che ho scoperto piano piano più tardi. La prima è perché ho avuto un incontro con Vito Volterra, un incontro assolutamente spirituale, perché lui è morto nel 1940 e io sono nato un po' più tardi. Il primo incontro con Vito Volterra è stato al secondo anno di università, quando facendo l'esame di analisi 2 in matematica mi fecero scoprire le equazioni di Lotka-Volterra, che sono un sistema di equazioni differenziali, una delle sue scoperte principali, che descrivono la dinamica tra prede e predatori nelle specie animali. Sono delle equazioni assolutamente affascinanti perché per la prima volta mi trovavo davanti la matematica come strumento non solo per descrivere la fisica, che era la materia che stavo studiando, ma la matematica come strumento per descrivere fenomeni biologici, che era qualcosa che, perlomeno per me, uscito da poco dal liceo e tutto quanto, era abbastanza bizzarra. Non pensavo che la matematica riuscisse a descrivere così bene la biologia o perlomeno storie di biologia come quella. Poi arriveremo al perché e a quanto in realtà Volterra fosse affascinato da come la matematica poteva essere applicata non solo alle scienze biologiche ma anche alle scienze sociali, perché questo della matematica e delle sue applicazioni come strumento per la vita pratica è stata tutto sommato credo una delle sue fissazioni. La seconda ragione per cui ho scelto Vito Volterra, e quella ce l'avevo presente quasi fin dall'inizio, è stata un pochino diversa. Volterra non è solo un matematico, un fondatore dell'analisi funzionale, uno dei più importanti matematici della prima metà del Novecento e della fine dell'Ottocento, ma è anche e soprattutto forse il primo e forse il più grande manager della scienza che ci sia stato in Italia. Oggi li chiamiamo manager della scienza, in realtà lui non aveva l'idea manageriale, semplicemente si era accorto tra i primi, agli inizi del Novecento, forse alla fine dell'Ottocento, che la scienza, la matematica per prima, ma la scienza soprattutto era e poteva essere un fondamentale strumento per promuovere l'economia, per promuovere la produzione, per promuovere la società. Qualcosa che oggi forse è anche molto, molto attuale per certi aspetti, perché nel nostro mondo sembra quasi che qualcuno si è dimenticato che la scienza ha questa funzione fondamentale di promuovere lo sviluppo e lo sviluppo economico. Terza ragione, me ne sono accorto un po' più tardi, quando ho cominciato a preparare questo intervento. Vito Volterra nasce ad Ancona il 3 maggio 1860 e casualmente due giorni dopo partono da quarto i mille con Garibaldi. Vito Volterra muore l'11 ottobre 1940 a Roma, pochi mesi dopo che l'Italia è entrata nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi non solo è una figura di questi 150 anni, figura centrale nella scienza italiana, ma è anche una figura che occupa una buona metà di questi anni, a cominciare dall'inizio fino ad arrivare alla Seconda Guerra Mondiale. Volterra, oltretutto, è un personaggio abbastanza bizzarro, se lo vediamo con gli occhi di oggi, perché non solo si laurea a 22 anni alla Scuola Normale di Pisa, nel 1882, si laurea in matematica con lode, con straordinari risultati, ma un anno dopo vince la cattedra di meccanica razionale, cosa che oggi è non solo impensabile, ma assolutamente impossibile in quella che è la struttura dell'università italiana. A 23 anni abbiamo un giovanissimo in cattedra, un giovanissimo che ottiene da subito dei risultati eccezionali nel suo campo e che pochi anni dopo già è socio corrispondente dell'Accademia dei Lincei, già nel 1888, a 28 anni. Tre anni dopo, quando Enrico Betti lascia la cattedra di fisica matematica, lui diventa professore di fisica matematica sempre all'Università di Pisa e successivamente nel 1893, a soli 33 anni, già cambia Ateneo, si sposta a Torino, pochi anni dopo di nuovo diventa uno dei cardini dell'Accademia dei Lincei, socio dell'Accademia dei Lincei a 39 anni, l'Accademia più importante d'Italia, diventa ancora prima, qualche anno prima viene ammesso a quella che è l'Accademia dei 40, una delle società scientifiche più importanti del paese, e a 40 anni arriva a Roma.
siamo nel 1900, vince la cattedra a Roma, si trasferisce alla Sapienza e qui comincia la sua seconda carriera. In realtà la carriera scientifica di Voltaire è una carriera straordinaria, perché non solo nei primissimi anni della sua vita accademica lui riesce ad ottenere dei risultati in matematica che sono fondamentali, peraltro in un periodo in cui la matematica italiana dà dei contributi importantissimi. Ricci e Levi Civita contribuiscono in maniera straordinaria a quella che sono poi i fondamenti dell'analisi tensoriale che servirà a Einstein per fare la relatività generale. La matematica italiana è particolarmente vivace. E Volterra arriva a Roma a 40 anni, quindi con una carriera già completa, cosa che appunto nel mondo della ricerca di oggi, quando si parla con si parla di giovani ricercatori a 40 anni, in realtà Volterra ha già completato buona parte di tutto quello che farà dal punto di vista della ricerca. Questo è relativamente vero perché, con un'eccezione nel mondo della scienza, dove si dice che normalmente gli scienziati sono più produttivi da giovani, Volterra riuscirà ad essere molto produttivo anche nella seconda parte della sua vita, soprattutto negli anni 20, nei tardi anni 20, quando tornerà, dopo una fase politica di politica della scienza piuttosto importante, a dedicarsi completamente all'attività di ricerca, e dopo vediamo per quali ragioni.